Siete invitati ad un omicidio nella Villa dei Castagni. I personaggi della nostra storia sono Maria Azzurra Biolchi Padini, contessa e vedova, che dai suoi due defunti mariti ha ereditato un'enorme fortuna, centro dell'interesse di quanti le vivono intorno. Come il commendatore Arturo Biondi, industriale suo vicino. Nei momenti di crisi si appoggia alla solida fortuna della contessa, corteggia la signora, ma anche Rossella Padini, figliastra di Maria Azzurra e figlia di uno dei suoi precedenti mariti. A Rossella piacciono la bella vita e gli uomini che contano. Sa ottenere quello che vuole. Don Verdone è il parroco del paese, ha avuto una vocazione adulta e il suo passato è avvolto nel mistero. Le sue opere di bene e non sono finanziate dalla signora Biolchi Padini. Il dottor Pier Giorgio Bruni è un figlio di papà con discreta disponibilità di quattrini e molte amicizie, non tutte trasparenti. È il corteggiatore ufficiale di Rossella. Bianca Pelloni è stata la tata prima di Maria Azzurra e poi di Rossella. È la governante di Villa dei Castagni da 35 anni. Ama solo le due donne e i superalcolici. Questo è lo scenario e questi personaggi de Il delitto è servito. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, dunque, benvenuti al nostro delitto, che viene servito il sabato sera. Oh, inutile dirvi che da quando io conduco questo programma ci sono moltissime persone che mi fermano per la strada e mi fanno la stessa domanda. Chi è l'assassino della prossima puntata? Io in genere rispondo, l'assassino è il giardiniere. No, che non c'è, che non esiste tra i nostri personaggi. Ma l'altro giorno un signore particolarmente deciso, agguerrito, mi ha inseguito sull'autostrada da Milano a Bologna, poi mi ha tagliato la strada come sta schiaccio. Ha detto, io, sì, giuro, dice, io non la lascio andare via se lei non mi dice l'assassino della prossima puntata. Allora io ho detto, guardi, glielo dico perché lei è così, ha questo carattere qui, l'assassino è Gerry Scotti. E lui, no, no, momento, lui ha fatto, ma va? Ma sembrava una così brava persona, ma è incredibile. No, questo capita. Questo capita a chi non sta abbastanza attento nel guardare il nostro programma. A voi non capiterà mai, voi state lì con attenzione e quindi scoprirete facilmente l'assassino, l'ambiente e la stanza. Questo è lo scopo del nostro programma, lo scopo del delitto è servito. Adesso vi presento subito le nostre coppie di investigatori. La coppia A, che è formata da Mirko Maggi. Buonasera. Anzi, cominciamo prima dalla signorina, ecco, sì. Lei non è Mirko Maggi, no? No. No, infatti lei è meglio di Mirko Maggi, no, è meglio, è più femminile di Mirko Maggi. Da Giuliana Nardi, lei è Giuliana Nardi, non è Mirko Maggi, e si occupa di pubblicità. Oh, la signora Nardi ha indovinato al telefono un paio di puntate fa e quindi è qui per premio. Contenta di essere qui per premio? Molto bene, anch'io sono contento. Il signor Maggi, sì, che invece non è Giuliana Nardi ma è Maggi, è un uomo, e che uomo, c'ha anche la barba, è un giornalista di nera. Scrive sulla notte ed è autore di un libro che si chiama Incubi, 13 storie per non dormire, sconsigliabile a chi soffre di insonnia naturalmente. Questa è la coppia A. Poi c'è la coppia B. La coppia B è formata da Marilena Salvarezza, signora Salvarezza, che insegna, lei insegna in genere, e poi insegna anche per conto del Comune di Milano tecniche del giallo. Cioè il Comune di Milano ci tiene a che i cittadini imparino le tecniche del giallo. È un'iniziativa lodevole, anche se va detto che nei comuni italiani di gialli ne accadono abbastanza, voglio dire, ce ne sono già abbastanza, va bene. E il signor Pietro Marengo, che si occupa di bambini per conto del comune di Loano e che disegna anche dei bellissimi fumetti gialli, me ne ha portato uno, eccolo qua. Dove si vede il conduttore di questo programma, io odio il termine conduttore, dove si vede io parlo malissimo l'italiano, dove si vede me che vengo ucciso da un coltello, speriamo che non succeda, insomma, è un disegno comico. Vi ricordo il nostro numero telefonico che è 0369 56139, 0369 56139. Benissimo, adesso voglio farvi vedere gli ambienti nei quali avvengono i nostri delitti. Eccoli qua, dovrebbe apparire la planimetria in questo momento, è apparsa. Gli ambienti sono la sala da pranzo, la sala della musica, la biblioteca,
lo studio, la cucina e il salotto. E passiamo alle armi che sono le protagoniste di questi nostri gialli. Il candelabro, il fucile da caccia, il telefono, perché anche di telefono si può morire, vero? Specie chi paga la SIP, il coltello, il veleno e le forbici. E veniamo finalmente ai fatti di questa sera. Per anni a Villa dei Castagni hanno organizzato manifestazioni, aste, fiere di ogni genere, ma questa è la prima volta che hanno a che fare con un concerto di musica rock. Vogliamo seguirlo insieme? Rossella. Ciao Arturo, la sai la novità? Me lo direi dopo, devo vedere Maria Azzurra adesso. Buongiorno cara. Oh, Arturo. Ho un affare interessante da proporti per valorizzare il parco della villa e guadagnare un po' di soldi. Bene. Io prenderò la mia solita percentuale, naturalmente. Questo è Had, un grande musicista. Lui e il suo complesso suoneranno sabato sera nel giardino della nostra villa. Nel nostro giardino? Sabato sera? Sì, certo. Hanno bisogno di un grande spazio perché è l'unico concerto che lui e il suo gruppo tengono qui, nella nostra villa. È uno scandalo, signora Contessa. È un vero scandalo. Che cosa c'è, Don Verdone? Persino sui muri della mia chiesa, capisce? Anche lì hanno imbrattato i muri della mia chiesa con i manifesti del concerto. Concerto che peraltro si terrà nel suo giardino. Io non pensavo che anche lei, signora Contessa... Che tipo di musica fate? Rock duro, signora. Metallica. Sì. Che ti entra nel cervello e ti trapassa le meningi. Questo è un diavolo! Io veramente avevo altri progetti per il vostro giardino. Ormai è deciso. E naturalmente questa sera Had sarà nostro ospite. Vero, Maria Azzurra? Ma chi siete? E cosa volete nella mia cucina? Ma guarda come l'avete ridotta! Giù le mani dalla mia cena! Se volete rubare, vi avverto che qui non c'è niente di valore. Fuori di qui! Fuori di qui, eh! Allora, perché mi ha portato qua? Eh? Vuole farmi ascoltare della musica? Guardi che io sono di gusti molto difficili. Scordatevi il giardino della villa sabato sera. Serve a me. Cos'è, una minaccia? Un consiglio. Un consiglio d'amico. Io non seguo mai consigli. Soprattutto quelli degli amici. Rossella? Sì? Puoi venire qui un attimo, per favore? Come ti sei permessa di disporre del giardino della villa senza dirmi niente? E a che razza di gente l'hai dato? A che razza di gente, dici? A degli artisti? A un in particolare che dovrai abituarti a vedere spesso in giro qua nella villa. Soltanto fino a sabato, mi auguro. Eh no, cara, per molto tempo, forse per sempre. Had è l'uomo che ho sempre sognato e lo sposerò. Capisci? E se non vuoi farlo tu, lo farò io, a modo mio. No, no, ci proverò, dammi solo un po' di tempo. Rossella, ma come ti sei conciata? È l'inizio di una nuova vita, Maria Azzurra, con lui. Con il mio Had. Scusatemi, sono in ritardo per la cena? Ciao, Rossella. Guarda chi si rivede. E lei chi è?
Non credo di conoscerla. Dai, che ti ricordi? 6 anni fa. Il complesso Blue Bahamas, Rimini, Riccione. Forse sono arrivato troppo in anticipo per la cena. Che bella coincidenza. Due vecchi amici che si ritrovano. Amici? Beh, sì, diciamo pure amici. Bianca! Bianca, io questa volta faccio una pazzia. Questa volta mi comprometto. Cosa c'è? Ma come cosa c'è? Non solo hanno attaccato alla porta della mia chiesa i loro sporchi manifesti, ma oggi pomeriggio hanno anche riempito di frasi blasfeme la mia canonica. Ma chi? Ma come chi? Chi? Loro, quelli sporchi musicisti. Don Verdone, non me ne parli. Sì, ma io questa volta non starò a guardare, no? Proprio no! Finalmente ti ritrovo, brutta carogna. Allora, li sei spesi bene gli incassi delle nostre tournée, eh? Dottor Bruni, il giovane arrampicatore di successo, bella roba. Guarda che anche se è passato un sacco di tempo, io i miei soldi li voglio indietro, hai capito? Ladro. No, un momento, lascia che ti spieghi. In questo momento non dispongo di liquidità. Sono affari tuoi. Io so solo che li voglio indietro i miei soldi, capito? Anche perché non sarebbe carino se in giro si venisse a sapere che sei scappato con la cassa. Le giuro, signora contessa, se si avvicinano ancora alla mia chiesa, io farò... Reverendo, vada avanti, coraggio. Fra me e lei non finisce qui, capito? Allora, quando è che si cena in questa casa? Allora, sei pronto a fare le tende e andarte? Non ci penso nemmeno. Quanto vuoi per sparire e non farti più vedere, no, da Rossella? Forse non avete capito bene. Io voglio fare il concerto e lo farò sabato nel giardino della vostra villa. Quanto a Rossella, beh sì, un tipino simpatico, ma niente di più. La terrò finché ne avrò bisogno e poi... Certo, se l'offerta della signora contessa sarà generosa, potrei anche andarmene, perché no? Vado a fare una telefonata intanto, eh? Con permesso. Siamo nelle sue mani, Maria Azzurra. Non è ancora detto. Ti dico che è lui. Sì, sono sicuro. Mi ha chiesto anche i soldi, certo. E ha minacciato di fare uno scandalo. E capisci che io nella mia posizione non... Ma è stata una ragazzata, andiamo su, eravamo giovani. Ma lo so anch'io che i soldi sono soldi, e con questo... Ti richiamo poi io, ti devo lasciare. Ciao. Allora, saltano fuori questi soldi? O preferisci che vada a spifferare tutto ai tuoi amici? Di quel giovane, l'hanno assassinato. Chi ha ucciso Had? Chi ha ucciso Had, il musicista rock? In quale stanza e con quale arma? Non è stato il giardiniere, non è stato Gerry Scotti, ma sicuramente sono stati, anzi è stata una di queste 6 non so quanto rispettabili persone. Che entrino gli indiziati! Tra poco questi 6 saranno interrogati dalle nostre 2 coppie di investigatori e anche voi da casa, mi raccomando, potete telefonare. Vi ricordo il numero 0369 56139. Pubblicità.
Non è facile scegliere un'auto. Dovete attraversare le mode, lasciarvi alle spalle molte promesse e arrivare a distinguere le cose che contano. Nuova Opel Vectra. Nuova nello stile. Ancora più avanti nella sicurezza e negli equipaggiamenti per un piacere di guida totale. Una tecnologia che non ha bisogno di tante parole. Nuova Opel Vectra. Quando le mode dettano legge, saper scegliere diventa un'arte. Un capo così sporco, riesci ad averlo davvero pulito? Non mi tengo la macchia. O se no mi tengo la roba scolorita. Oggi c'è Dash Color. Lei lo prova. Com'è andata con Dash Color? Favoloso, tutto pulito e i colori sono venuti splendidi. Guardi questa tovaglia, anche il bianco è venuto pulito. Poi l'altro giorno mio marito si è messo a fare il giardino. E pa, tutte le macchie qua davanti, sulla maglietta verde. Eccola, incredibile. Come lavavo prima mi venivano così. Allora, lei tornerebbe al suo sistema. Dash Color, più colore non si può. La storia di una donna, il romanzo di una vita, il libro dell'anno, Sogni d'inverno, Rosetta Loi, Mondadori. È tutta nuova, ha una copertina più fresca ed è più bella anche dentro. Più attuale, più informata, più curiosa e poi è più utile. Ci sono le schede del pronto soccorso medico e anche il raccoglitore. Sì, vabbè, ma quanto costa? 1000 lire! Ogni settimana più bella. Nuova Esso Extra. Senza piombo, ma con qualcosa in più. Tutta la potenza Esso. Cara, il signor François, madame. I guanti di Leda non sono guanti normali, perché l'interno è in puro cotone. Così lascio le mani morbide e soprattutto fresche. Cara. Guanti di Leda, cotone sulla pelle. I gialli di Leda. Nuovi panni gialli di Leda pavimenti. Per un pulito accurato, senza traccia di sporco. Nuovi panni gialli Vileda, su tutto contatto. Il nuovo album di Francesco Salvi. In gita col Salvi. E chi viaggia in compagnia compri Salvi e se lo porti via. Doccia schiuma. Io mi faccio un borotalco. Nuova linea Borotalco Roberts. Certi piaceri non hanno età. Tempo da lupi. Prendi tempo contro il raffreddore. Tempo è il fazzoletto resistente e affidabile, ma gentile con il naso. Tempo, a naso il più sicuro. Dai, forza, dai! Amico. Oh, che peccato. Qui o ce la fa il perborato o nient'altro. Prova Ace Color. Ma è per i colorati. Come può battere un perborato sui bianchi? Proviamo e vedrai. Accetto la sfida. Sì, l'additivo Ace Color smacchia meglio anche i bianchi. E allora con il perborato? Beh, ecco. E con Ace Color? Guarda che bianco. Hai vinto, nonna. Ace Color toglie meglio le macchie. Sui colorati e anche sui bianchi. Su colorati e bianchi, Ace Color smacchia meglio. In caso di neve, Colmar. Sulle pagine di Insieme, anche questo mese, troverete tutto ciò che bisogna sapere sulla salute e l'alimentazione. Tutte le risposte degli esperti sul parto e la vita di coppia. Tutti i consigli e le testimonianze sulla psicologia e l'educazione. Tutto questo è il mondo di Insieme. Il mensile che ha tutto per mamme e papà a un prezzo tutto da ridere. In edicola solo 3.000 lire anziché 6.000. Insieme. Grande amore. Prezzo bene. Le Camille, lo snack alla carota del Mulino Bianco, ti presentano? Oh, guarda che mica vado in guerra. E invece è guerra. Una guerra personale, tra uomini duri. Perché con me non sarete soltanto puliti, ordinati, inquadrati, efficienti! No, signore! Voi sarete assolutamente, splendidamente, massicci e incazzati! Sei nessuno, hai capito? Non sei nessuno. Io la spezzerò, Scan. Vedremo. Dal regista di Mary per sempre, Ragazzi fuori e Il muro di gomma. Un film con Claudia Amendola e Massimo D'Apporto. Soldati 365 all'alba. Domani 20:30, Canale 5.
Eccoci qua. Vi ricordo che il giovane Had, un musicista di successo, è stato ucciso. Questi sono i sei possibili colpevoli. Vediamo un po' meglio i loro possibili moventi. Maria Azzurra, la contessa Maria Azzurra, potrebbe aver ucciso per tentare disperatamente di salvare il giardino della sua villa. Sarebbe piuttosto sciocco uccidere per uno stupido concerto, non le pare? Beh, oddio, dipende dal concerto, Io conoscevo una persona intelligentissima che una volta a un concerto di Albano e Romina ha tentato di strozzare tre orchestrali. No, glielo giuro, guardi, veramente, quindi... Don Verdone! Don Verdone era fuori di sé per i presunti danni arrecati alla sua parrocchia. Forse lei ha fatto fuori il giovane Had. A parte il fatto che i danni alla mia parrocchia non sono presunti ma reali. Mm-hmm. E poi io ho sempre amato la musica. Ah, sì? Sì, no, dico modestamente, vero, sono diplomato a Santa Cecilia. No, lei è diplomato, ma non a Santa Cecilia, a San Vittore. Aspetta, è un conduttore. Bianca, la governante. E lei l'assassino? Io. Potrebbe esserlo. Era così profondamente offesa, così turbata da quel giovane maleducato. Ma certo che ero offesa, Quel musicista da strapazzo, quel rocchettaro, era un vero animale. Accidenti. Ma scusi, ma cosa ne sa lei di rock? Lei è ferma alla mazurka, al tango. Scusi, lei giudica il rock. Ed eccoci al commendator Biondi, Arturo Biondi. Per il giardino, se non sbaglio, lei aveva altri progetti, roba più redditizia, forse. È bastato questo per trasformarsi in un assassino? Non mi è bastato, ma quel tipo era veramente odioso. Ah sì, sarà simpatico lei, sarà simpatico. No, voglio dire, insomma, Rossella, la bella Rossella, era il suo fidanzato, Had, no? Possibile che lei l'abbia ucciso? Direi di no. Sono già abbastanza provata, non vorrei subire l'umiliazione di essere sospettata. Invece purtroppo lei la dovrà subire, lei potrebbe essere l'assassina. Noi non le crediamo, Rossella, stia attenta. Bruni, il dottor Bruni. Forse lei ha ucciso per coprire un errore del suo passato. Ma no, con quel musicista bastava mettersi d'accordo. Ma chissà, se lei è innocente, chissà, non lo so. Se lo fosse, questa sarebbe senz'altro la verità. Ma se non lo fosse, cioè se lei fosse colpevole, la sua sarebbe senz'altro una menzogna, no? Che poi è anche la regola del nostro programma. Ma adesso vediamo chi deve cominciare a fare le domande. C'è una domandina preliminare, Allora... Siete pronti? Mi raccomando, il primo che indovina fa la prima domanda, Con quale oggetto Bianca si ferisce in cucina? Con un cavatappi. Accidenti. Bravissimo Marengo, bravissimo il nostro disegnatore. Allora prego, la prima domanda alla coppia B, prego. Vorrei chiedere a Biondi, quali erano i suoi progetti per quel sabato nel giardino della villa? Ma era una cosa molto semplice. Volevo organizzare una festa con la presenza della nobiltà del luogo e ci avrebbe procurato notevoli guadagni. Bene, la parola alla coppia A. Sì, io vorrei chiedere a Rossella, lei era veramente innamorata di Had? Sì che lo ero, mi pare che dal filmato si vedesse, avevo anche cambiato il mio modo di vestire. Beh, una bella prova d'amore, dico, ha cambiato il modo di vestire, sono proprio... Vabbè, non c'è che dire. Allora, prego, un'altra domanda. La coppia B. Io vorrei chiedere a Bianca Pelloni, la governante, perché per curarsi la ferita fatta col cavatappi ha tirato fuori del veleno? Beh, l'ho fatto per un motivo poco edificante, lo ammetto. Speravo che qualcuno, vedendo quel veleno, lo avrebbe usato per uccidere quel rocchettaro da strapazzo. Cioè, ma lei insiste con il rock, lei non sa niente del rock. Caro signor Micheli, io non saprò niente di rock, però fiuto subito le persone poco per bene. Vabbè, d'accordo, si calmi. Vabbè. Allora, la coppia A. A lei, dottor Bruni. Come finì quel dialogo in biblioteca con Ad, in cui lui lo minacciò di riferire tutto ai suoi amici? Niente, finì lì. Uscii dalla biblioteca decisamente arrabbiato e lo lasciai lì, pensando che prima o poi il denaro gliel'avrei dato. Molto bene. È finito il primo giro di domande. Adesso io vorrei sentire se qualcuno del pubblico ha delle idee. Ho bisogno di un microfono, vero? Ci vuole un microfono. E chi mi deve dare il microfono? Quel simpaticone di Arturo Biondi. C'è qualcuno che vuole? Vedo delle faccette attente. Questa signorina, questa bella signorina bionda.
Che idea ha lei? Ma io azzardo. Azzardi. Potrebbe essere stato il signor Bruni in biblioteca col candelabro. Beh, carina e anche intelligente. Io posso dire che ha indovinato due cose su tre. Due risposte esatte su tre, non è male, eh? Bene. Prima di continuare, io direi che è opportuno vedere un breve filmato. Prego. Quanto a Rossella, beh, sì, un tipino simpatico, ma niente di più. La terrò finché ne avrò bisogno e poi... Certo, se l'offerta della signora Contessa sarà generosa, potrei anche andarmene, perché no? Benissimo, il filmato vi sarà servito per capire, no? Però già il fatto che questa signorina bionda abbia indovinato due su tre potrebbe aiutarvi. Passerei la parola alla coppia B, prego. Sì, io ho qualcosa da chiedere ad un Verdone. Mi sembra troppo strano che lei si sia arrabbiato così tanto semplicemente per alcuni muri imbrattati. Ma non è che c'è sotto qualche motivo ignoto per cui lei ce l'aveva con Adda? Ignoto, dice lei. Guardi che la vita di un prete è sempre trasparente, quindi... Beh, insomma, la sua no, non tanto, eh. La sua vita, diciamo, è un po' come il tempo atmosferico in Valpadana. Nebbia, proprio, nebbia, eh. Cosa devo Lasciamo fare? Perdere. Io cosa devo fare? Vabbè, la parola alla coppia A. No, comunque io devo finire la spiegazione. Prego. Io non ce l'avevo con quel ragazzo per niente, solo perché mi sporcava la parrocchia e i muri. Basta, solo vabbè, per quello. Va bene. Così, chiarito. Basta, questo. Basta così, nebbioso, basta così. La coppia A, prego. Sì, io ho una domanda sempre per Rossella. In quest'ultimo filmato lei capisce che Ad non è innamorato di lei e va via tutta arrabbiata. Che cosa ha fatto dopo? Per caso l'ha ucciso? È vero, ero arrabbiata, arrabbiatissima. Me ne sono andata in camera mia per togliermi quel vestito che avevo messo solo per lui. Non lo meritava più. E poi sono scesa in sala da pranzo per la cena e lì ho saputo della morte di Ad. In effetti, se avete osservato bene il primo filmato, nella scena della cena Rossella indossa un altro abito. Avete notato? Gong, il tempo è scaduto. Invito i concorrenti a scrivere le loro risposte sulle buste e dopo la pubblicità cominceranno le telefonate. Il nostro numero è 0369-56139. Pubblicità. Correte, guardate. Sta accadendo qualcosa di malefico. Le streghe sono tornate. Beh, streghe. Dai, vita, c'è in forza! Apprendiste streghe. Ma che streghe. Non credo che siamo tanto diverse dalle altre. Facce d'angelo con il diavolo in corpo. E che diavolo. Ragazzi, che cosa fate? Le streghe di Eastwick, lunedì 20:40, canale 5. Da quanto tempo usa Dash? Esattamente da quando mi sono sposata. Sono 25 anni che lo uso, non ho mai cambiato. I miei figli certe volte vanno in campeggio così e sbagliano le magliette, no? Dico, questa non è tua. Dice, mamma, ma come fai a vedere? Guarda la differenza. La mia è bella bianca. Lei mi ha detto che lava proprio tutto. Tutto? Non c'ho un altro detersivo, è unico. Se io le offrissi questi due fustini con un altro detersivo al posto del suo Dash, no. Non glielo porto via. Dash non si scambia, perché più bianco non si può. Nel secolo scorso, la Agnesi d'Imperia sfidava i mari con la sua flotta per importare il leggendario grano duro dell'Ucraina. Oggi Agnesi continua a cercare il grano migliore in ogni parte del mondo. Per questo puoi contare ogni giorno su una pasta di qualità straordinaria. Dal 1824 Agnesi, una vita per la pasta. E con Agnesi avrai in regalo il coordinato del veliero, l'esclusiva collezione da tavola oggi più facile da avere, anche con festaiola, margherita e riso flora. Il coordinato del veliero, la tavola che vuoi tu. Chi è il mascalzone? Forattini! Giorgio Forattini, il mascalzone. Mondadori.
Mastro Lindo presenta un'altra freschezza. Mastro Lindo Freschezza Blu. Lo stesso splendore con un nuovo profumo e una cascata di pulito e di tanta freschezza che senti in tutta la casa. Da oggi Mastro Lindo in due fragranze. Freschezza al limone e nuova freschezza blu. Mastro Lindo, pulito che splende più facilmente. Farmaton, Gegor-V, attivo a chi sta bene. Farmaton, Gegor-V, attivo a chi sta bene. Da Farmaton, Gegor-V, la tua energia. È un medicinale, usare con cautela. Occhiate affilate, commenti tra i denti, dite, dite pure, ma in punta di forchetta. John Sterling, dettagli in oro su Sterling, argento 925. Giorno per giorno, tu sai che puoi essere il meglio di te. Gillette Senso, la rasatura più profonda e più sicura. Tu sai che devi andare, andare un po' più in là. Solo Gillette Senso, da due lame montate su molle sensibili che si adattano ad ogni caratteristica del tuo viso. Gillette Sensor e Gillette Gel, la rasatura migliore che un uomo possa ottenere. Gillette, il meglio di uomo. Sigle TV, le più belle sigle dalle trasmissioni più amate. Sigle TV, le sigle che piacciono di più. Il freddo è una tortura per i denti sensibili. Ma oggi c'è nuovo AZ Denti Sensibili con Pro Sensil. Protegge come un velo i denti sensibili e aiuta a rinforzarne lo smalto. Nuovo AZ, difesa più completa per denti sensibili. Anche il tuo dentista se ne accorgerà. Dopo un panino veloce con l'occhio all'orologio, soprattutto Fernet Branca. Un capo così sporco, riesci ad averlo davvero pulito? Non mi tengo la macchia. O se no mi tengo la scolorita. Oggi c'è Dash Color. Lei lo prova. Com'è andata con Dash Color? Favoloso, tutto pulito e i colori sono venuti splendidi. Guardi questa tovaglia, anche il bianco è venuto pulito. Poi l'altro giorno mio marito si è messo a fare il giardino. E qua tutte le macchie qua davanti, sulla maglietta verde. Eccola, incredibile. Come lavavo prima mi venivano così. Allora, lei tornerebbe al suo sistema. Dash Color, più colore non si può. Schermo, schermo delle mie brame, chi è la più fortunata del reame? Ho vinto! Con il concorso Lo Schermo Magico di TV Sorrisi e Canzoni vinci 100 milioni e 1000 altri premi. Eccoci qua, eccoci qua. Queste sono le buste con le risposte dei nostri concorrenti, ma voglio ricordarvi che una signorina del pubblico, questa signorina bionda, fra l'altro molto carina, come si chiama lei? Alessia. Alessia ha dato tre risposte, ha detto Bruni, colpevole assassino Bruni, col candelabro nella biblioteca, vero? Due di queste tre risposte sono esatte, due su tre, questo lo dico specialmente per voi a casa, per agevolarvi, poi non dite che non vi voglio bene. E adesso vediamo, vediamo i nostri concorrenti se sono stati all'altezza della loro fama, Fama, insomma, vabbè, insomma, la loro fama, della loro presunta capacità, io sono sicuro. Questa è la coppia A, la coppia A. Queste sono le buste più dure del mondo, per tirare fuori il foglio ci vuole un dunque. Ci vuole, eccole qua, la coppia A ha detto Bruni, Bruni, biblioteca, telefono. Questa è la coppia A, vediamo la coppia B, uguale, Bruni, biblioteca, telefono. Adesso più tardi vi diremo se sono giuste o no le risposte. Adesso sentiamo qualche telefonata, c'è per caso un signore al telefono, una signora, pronto? Buonasera. Una signora, sì. Che chiama da? Varese. Varese. Mi chiamo Carmen. Carmen di Varese, benissimo, sì. Ci dica. Anzi, allora, vorrei faccio fare una domanda. Sì, una domanda a Bruni. Eccola. Vorrei chiedere con chi parlava al telefono. Beh, inizio col dirle che il fatto del furto della cassa è vero. E stavo parlando con un complice dell'epoca. Tutto qui. Ecco. Allora, ci dica quello che lei pensa. Vabbè, io penso... Se deve puntare il dito, lo punti, signora Carmen. Allora, io penso Bruni in biblioteca col telefono. Lei dice Bruni in biblioteca col telefono, sì. Quindi come le nostre coppie, sì, di investigatori. Adesso vediamo, Dottor Bruni. Dottor Bruni, dottore poi. Ma sarà dottore, secondo me è geometra lei. Lei non va oltre il geometra. Dottor Bruni, la somma che lei doveva a Had...
Era troppo alta per lei o se la poteva permettere? Beh, ero in difficoltà con la liquidità, però i soldi prima o poi li avrei dati. Quindi... Prima o poi? Lei dice prima o poi. Il prima potrebbe essere una sorta di scorciatoia. In che senso, scusi? Beh, nel senso che eliminando il debitore, un creditore non ha più il problema di trovare i soldi. No, io non l'ho ammazzato, quindi... Lei ha mentito quando ha risposto a una domanda di un concorrente? No. Sì, sì. Lei invece ha detto che uscì dalla biblioteca lasciando lì Had. Beh, infatti l'ho lasciato lì, Had. Lei lo ha ucciso, per questo lo ha lasciato lì. Beh, l'ho fatto, ma non per denaro, l'ho fatto per gelosia. Ero tremendamente geloso di Rossella. Allora, saltano fuori questi soldi? O preferisci che vada a spifferare tutto ai tuoi amici? Ti ho detto che non li ho. Se mi dai un po' di tempo, te li darò. Neanche un minuto. Eccolo qua, il nostro grande manager. Ah, ci hai fregati per bene. Curo io gli interessi del gruppo, dicevi. Vi organizzo io i concerti, mi occupo io di tutto. Un bel giorno se ne scappa con la cassa. Ma tu non sei nemmeno un ladro. Sei un verme. Signori, ecco a voi l'assassino! L'assassino! L'assassino, il dottor Bruni, il dottor Bruni. Io devo scusarmi con gli altri cinque ingiustamente sospettati, sarà per un'altra volta però, eh? E devo complimentarmi con la signora Carmen di Varese, che è stata bravissima al telefono, ha azzeccato tutto e vince, perché è stata brava, vince la collezione Omnibus Gialli Mondadori con le opere dei più acclamati scrittori del genere messe in palio dal nostro programma. Brava anche Alessia, che ha indovinati 2 su 3, e bravissimi i nostri investigatori, tutti quanti hanno indovinato tutti stavolta. Questa puntata hanno vinto tutti, bravissimi i nostri investigatori, bravissimi, che vincono la collana Mist Book della Mondadori offerta dal nostro programma. Hanno vinto i telefonisti, ha vinto Alessia, avete vinto voi. Cosa avete vinto? Avete vinto la possibilità di vedere sabato prossimo Il delitto è servito. Stessa rete, stessa ora, stesso colore. Giallo, naturalmente. Il nostro sabato sera insieme continua con la rassegna Teatro in TV, che propone oggi Davide Riondino in romanzo picaresco, sottile satira su personaggi che vanno da Gino Bramieri e Carmelo Bene, con la scenografia che è disegnata da Milo Manara. Domani invece vi ricordo l'appuntamento delle 20:30 con il film Soldati 365 giorni all'alba, con Massimo D'Apporto e Claudia Mendola per la regia di Marco Risi. E ora guardiamo insieme Romanzo picaresco. A voi tutti, buon divertimento. Sulle pagine di Insieme, anche questo mese, troverete tutto ciò che bisogna sapere sulla salute e l'alimentazione. Tutte le risposte degli esperti sul parto e la vita di coppia. Tutti i consigli e le testimonianze sulla psicologia e l'educazione. Tutto questo è il mondo di Insieme. Il mensile che ha tutto per mamme e papà a un prezzo tutto da ridere. In edicola solo 3.000 lire anziché 6.000. Insieme. Grande amore. Prezzo bene. Non vi ricorda la faccia di qualcuno? Che crudele! A proposito, dov'è Paolo? Non lo vedo da 5 giorni. Forse la sua faccia è esplosa. Ma perché qualcuno non glielo dice? Come per esempio dovresti fare qualcosa per i tuoi brufoli? Non so, forse consigliandogli Clerasil Ultra. Nessuno ti dirà in faccia che ti serve Clerasil Ultra. Test clinici lo dimostrano. Clerasil Ultra è diverso. È efficace contro i brufoli in 5 giorni. È tornato! Paolo! Qualcuno deve averglielo detto. Clerasil Ultra. I brufoli hanno i giorni contati. È un disinfettante. Oggi c'è la linea anche con microapplicatore.
loving you just like a daydream, the bittersweetness to Jägermeister, tutto il buono dell'amaro. Lucio Battisti, le origini, le prime 26 canzoni. Tu chiamale se vuoi. Lucio Battisti, le origini. Piero e Alberto Angela hanno ricostruito per voi la storia della vita sulla Terra, uno straordinario libro Mondadori. Would you like to be my precious lover? Precious, precious lover. Sharing all your life with me, my very precious lover. Every time I see you close to me, my heartbeat is rising. Attenzione! In questo periodo potrete acquistare i capi Combipel scontati fino al 50%. Voglia di sconti, voglia di Combipel. Le sorgenti giapponesi sono ricche di oligominerali, preziosi bioelementi, indispensabili all'equilibrio cellulare della pelle. Oggi questi bioelementi naturali sono racchiusi in Bionsen, una linea di integratori minerali per l'igiene del corpo che rispetta l'idratazione fisiologica della pelle. Bionsen, integratori minerali dermoprotettivi. Tempo da lupi? Prendi tempo contro il raffreddore. Tempo è il fazzoletto resistente e affidabile, ma gentile con il naso. Tempo.